primo tempo aveva mostrato un Pescara che faceva un po' di difficoltà contro un Teramo tutto compatto dietro la linea della palla, però aveva costruito buone opportunità. Secondo tempo invece si è visto il Teramo e basta. Sì, sì, ma il risultato è giustissimo, perché il Teramo nel secondo tempo ha fatto una grande partita e noi siamo un po' calati, e quindi il risultato è giusto, sicuramente un passetto indietro rispetto alla partita col Cesena, però le motivazioni sono diverse. È evidente che quando c'è una partita di questo tipo gli altri la giocano con il coltello tra i denti e tu magari pensi di poter fare un sol boccone dell'avversario. Non è così, il campionato lo sta dicendo, lo continua a dire, probabilmente qualcosa ancora dobbiamo capirlo, perché se è vero come è vero che oggi Lentella è stata battuta dal Grosseto che era ultima, vuol dire che questo campionato è difficile e devi giocare al 300% contro di tutti. Presidente, è mancata quindi quella cattiveria necessaria secondo lei? Un po' troppo lezioso il Pescara, diciamo così, soprattutto nel secondo tempo? No, ma non era facile, perché poi, come dicevi tu, se ti aspettano lì e devi trovare gli spazi non è facile, per cui è sempre più difficile per chi deve fare gioco. Però sicuramente non abbiamo fatto benissimo oggi. Assolutamente, soprattutto nel secondo tempo. È un punto che la soddisfa, Presidente? Ma in questa partita il punto è importante, perché se non puoi vincere almeno porti a casa un punto e qualche volta rischi pure di perderle, perché poi alla fine con un mezzo rinvio stavamo facendo pure una bella frittata lì dietro. Però secondo me è un punto giusto e quindi non si può dire nulla. Il Teramo ha fatto una buona partita e vanno fatti complimenti al Teramo. Prima di dare la linea allo studio le chiedo un'ultima cosa io. Le chiedo, Presidente, se la sente di dire che in campo chiaramente la partita è finita in parità, ma sugli spalti hanno vinto le tifoserie sia della squadra che dell'altra. Me la sento di dirlo, anzi, secondo me va fatto veramente un ringraziamento a tutte e due le tifoserie, perché si sono comportate benissimo. Da Pescara sono venuti in tanti, hanno incitato la squadra fino alla fine, quindi grandi complimenti ai nostri, anche ai loro, al pubblico interamente, perché è stata una bella cornice di pubblico in una partita come questa. Allora, Massimo, se giri le domande, poi una rapida la facciamo al presidente Sebastiani. Non abbiamo l'auricolare per il presidente che vi ascolta in questo momento, perché poi c'è anche Auteri che deve parlare. Sì, intanto Aisi, davvero obiettiva, noi sottoscriviamo in toto, perché stavamo dicendo la stessa cosa io e Fabio Ferraresi, che la saluta Presidente, e insomma il Teramo ha meritato questo pareggio in virtù di un secondo tempo sicuramente migliore rispetto a quanto non abbia fatto il Pescara. Però la domanda la vorrei far rivolgere proprio a Fabio. No, io a Enrico, che poi gira la domanda al press, volevo chiedere, sulla partita c'è poco altro da dire, da aggiungere. Quale potrebbe essere il modo per riavvicinare un po' il pubblico? Perché poi oggi si è visto che se la curva viene, se c'è gente, ti dà comunque quella spinta in più, anche se poi non ha prodotto il risultato che ci aspettavamo, però potrebbe essere un modo magari quello di abbassare i prezzi oppure fare qualche mini abbonamento, non lo so, quale potrebbe essere l'incentivo per dare a questa piazza? Presidente. Fabio, per quanto mi riguarda credo che i prezzi siano veramente l'ultimo problema, perché non è sicuramente l'incasso di una partita che fa la differenza a Pescara, anzi, per cui noi siamo andati incontro alle richieste che ci hanno fatto all'inizio di stagione e lo faremo ugualmente, adesso qualcosa faremo sicuramente, perché il pubblico è fondamentale per la squadra. Sicuramente adesso non è che stiamo guardando all'incasso di 1000 euro in più, 1000 euro in meno, perché stiamo parlando di questo e quindi non è sicuramente quello il problema. Ci teniamo che la gente venga allo stadio, perché è evidente che se c'è gente allo stadio, anche con la partita col Cesena l'abbiamo vista, quanto pesa il pubblico allo stadio Adriatico. Quindi a tutti quanti noi piacerebbe riavere lo stadio con tante persone. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta con i risultati per avvicinare, per entusiasmare i tifosi, e noi faremo quello che dobbiamo fare. Chiedo io flash le ultime due cose, Presidente, chiaramente se c'è un aggiornamento sulla questione di cessione delle quote societarie, perché qualcosa dovrebbe succedere a breve, e se c'è qualche sviluppo sulla questione plusvalenza. C'era un mio amico che si è presentato con un cappello con la scritta Miami, quindi fuori, ma lo volevo mettere io. Quindi non c'è niente.
Ma se, ci sto lavorando, ma non è nessuno che sviluppo. No, no, gli sviluppi ci sono, ma ripeto, è una cosa che sto portando avanti io personalmente e quindi la definirò al più breve, nel più breve tempo possibile. Per l'altra questione non c'è nessuna novità, ma ribadisco la nostra assoluta tranquillità sull'argomento perché abbiamo sempre fatto le cose fatte bene. Non mi sembra che sia deluso per questa prestazione. Ma ci sono sempre anche gli avversari, ho detto prima, il Teramo, vanno fatti complimenti al Teramo che ha fatto una bellissima partita, ha fatto un secondo tempo importante e ha meritato il risultato.